quello che ribatte cassa e sullo scontrino vengono emessi 3 punti che valgono doppio, per dirla alla Gervasi, l'ex bomber amaranto che ha fatto un esordio indimenticabile su quella panchina che farà a meno di Panarello fino al 28 dicembre. Dietro le quinte della settimana però lo staff è al completo e fa un lavoro certosino per reinventare i ruoli degli atleti indisponibili. Infatti c'è il ritorno in rosa di Giovanni Lucà in campo da esterno basso, la coppia di Venosa Marin al centro della difesa con Vincenzo Aquino all'altra estremità. Non ci sono problemi invece per quanto riguarda i giallorossi di Sicilia, con Biondo al centro del campo, Di Stefano e Longo più propositivi, parte dalla panchina Isgro. Per il Locri l'importante era azzeccare l'incipit della gara con un atteggiamento che facesse da specchio al vantaggio del terreno casalingo. Invece la partita inizia in salita per i padroni di casa, perché dopo una carezza d'esterno di Marsico l'Igea capovolge campo e punteggio andando a rete dal dischetto con Longo. Il corso della gara avrà tutt'altro aspetto, tanto da permettere a Gigi Gervasi di elogiare il carattere dei suoi e al tecnico giallorosso di Gaetano di rimarcare la mancanza di cattiveria dei siciliani. Al 15° quella da palla inattiva di Bova è una perla che non si incastona nel 7 solo perché Staropoli non è proprio un novellino. L'Igea risponde con delle sovrapposizioni spuntate da precisi traversoni, mentre le uscite Amaranto sull'uomo assicurano stabilità e copertura. Sulla tre quarti Pipicella, Bova e Catalano regalano un'azione a 3 tocchi, sventata prima della conclusione quando il cronometro segna il 20°. Al 23° punizione profonda per Marsico che sbarella momentaneamente la linea di Franchina e compagni. Poi il vice capitano giallorosso lascia il campo, il Locri continua a spostare il baricentro in avanti e al 34° Nunez è autore di un tocco irregolare in aria che garantisce gli 11 metri anche al Locri. Marsico pareggia il risultato. Bova il tempo di trasformare un'altra punizione al 42° e Staropoli anticipa tutti di pugno. L'avvio di riprese sull'onda del neo immesso Pappalardo per il Locri che al 4° è già alla sua seconda conclusione fatto fare Staropoli per chiudere il primo palo. Il gioco di questa frazione ha più intensità, la dimostra Trovato con un tiro dalla distanza che Lanziani mette sopra la traversa. Longo che al 14° torna a farsi apprezzare su punizione con reattiva deviazione di Lanziani e ancora Leone su azione dinamica. Sul fronte opposto Marsico sfida il numero 1 dei Pozzo Gottini in area di porta al 18°, mentre del 27° la fuga in pompa magna di Marsico, alla fine della quale si vede chiudere lo specchio in respinta. Pappalardo ribatte, ma la palla è alta. Anche il duo Leone-Biondo si esprime in stile, ma ad avere la meglio pochi minuti dopo è Pappalardo che rifinisce a rete un'altra ripartenza di firma argentina.